Buongiorno a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di ogni cosa, se non mi conoscete, mi presento, sono Simona. Sono tanti anni che sono qui su YouTube, faccio video tutorial, eccetera, eccetera. Quindi se non mi conoscete, appunto, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo ed attivare la campanellina. La campanellina. Sì, ogni tanto mi si blocca il respiro e sono un po' dislessica, ma è tutto normale, mi conoscerete piano piano. Allora, se hai aperto questo video, probabilmente nella tua vita ti è capitato di acquistare un fondotinta, di provarlo a casa, di notare che era un colore totalmente sbagliato. Molte persone so che non li comprano online perché giustamente non vedendoli dal vivo non si riescono a regolare e soprattutto può capitare che determinate addette di vendita possano sbagliare per molteplici fattori. Primo fra tutti è la luce artificiale che è presente all'interno degli store, che falsa tantissimo il colore ed è facile sbagliare. Altro motivo potrebbe essere, io odio dire un'incompetenza della persona, però può succedere che magari la persona è stata fiondata da poco al lavoro, non ha tantissima esperienza e quindi dà consigli un po' sbagliati, ma sono qui oggi proprio per darvi una sorta di linea guida per farvi scegliere il giusto fondotinta per il vostro colore di pelle. Prima di ogni cosa, sembra scontato, ma vi chiedo a cosa serve il fondotinta? Voi lo sapete a cosa serve in realtà? Il fondotinta è sicuramente un accessorio di abbellimento del proprio viso che tende a uniformare l'incarnato senza stravolgerlo. Dovrebbe essere un po' una seconda pelle, quindi non si dovrebbe vedere, dovrebbe appunto uniformare quelle che sono le piccole discromie, rossori, fragilizzazione capillare o piccole macchie brune e similari. E poi, come consiglio, quando andate a comprare un fondotinta o quando volete un fondotinta, pensate bene cosa cerco da un fondotinta. Questa è la domanda che io faccio sempre alle clienti quando vengono da me per un consiglio. Cosa vuoi da un fondotinta? Allora, a volte mi chiedono coprenza, a volte mi chiedono luminosità, a volte mi chiedono effetto porcellana. Ci sono tante le cose che uno cerca al fondotinta, no? Personalmente, quello che cerco io da un fondotinta molto spesso è diverso da quello che cercano altri clienti, quindi fatevi prima di tutto questa domanda. È un po' come quando si va ad acquistare un capo di abbigliamento e uno cerca una maglia colorata da abbinare in quel modo. La stessa cosa è il fondotinta, voi dovete avere ben chiara la consistenza del prodotto. Altra cosa fondamentale che ci tengo a dirvi è che non esiste il fondotinta perfetto per tutti i tipi di pelle, ma esiste l'equilibrio giusto tra skincare e prodotto di abbellimento, quindi di fondotinta per quel determinato tipo di pelle. Motivo per cui molto spesso, vi faccio un esempio, un fondotinta che per me è fantastico, per qualcun altro può essere pessimo. Questa è la soggettività cosmetica, ma semplicemente perché io utilizzo determinati prodotti dallo struccaggio, dalla detersione al prodotto finale, al mio stile di vita anche, che può differire dal vostro. Quindi, ad esempio, sicuramente se metto un fondotinta e sto in casa avrò una resa e una durata differente rispetto a quando esco, ho la mascherina, vado al lavoro, quindi ho anche sbalzi climatici, caldo, freddi, freddo, o ancora magari abito al sud e non abito al nord. Quindi io ci tengo tantissimo a farvi questo ragionamento perché molto spesso non se ne parla e molto spesso vedo su YouTube, ma anche su Instagram, recensioni strapositive di alcuni prodotti senza però menzionare lo stile di vita di quella persona e nello stesso tempo il gusto, ok? Ma parliamo subito del fondotinta, del colore di fondotinta. Dovete considerare che il color carne si divide in tre gruppi: il gruppo col sottotono rosa, il gruppo col sottotono giallo, il gruppo col sottotono verde. Chi avrà una percentuale maggiore di rosa avrà un sottotono rosa, chi avrà una percentuale maggiore giallo l'avrà giallo, chi verde lo avrà verde. Molto spesso mi capita di individuare un sottotono olivastro, quindi con un'alta percentuale di verde all'interno del beige, del color carne, e nel momento in cui io dico
lei ha un sottotono olivastro, la persona tende a irrigidirsi come se fosse una brutta parola. In realtà non lo è assolutamente. È una tipologia di incarnato che sicuramente è quel tipo di pelle che tende a prendere subito colore quando sta un po' al sole, fare più macchie. È una tipologia di pelle un po' particolare perché magari quando si è un po' stanchi si intravede un leggero colore verde all'interno dell'epidermide che può essere corretto oppure no. Riguardo alla correzione, vado un attimino con i piedi di piombo perché per me il fondotinta serve a fare una seconda pelle, a uniformare appunto come dicevo prima l'incarnato e quindi io non preferisco correggere gli incarnati, cioè siamo nati con quel colore. Non mi va di cambiare totalmente la tonalità, anche perché vi ricordo che per quanto riguarda il viso possiamo fare quello che vogliamo, poi ci spogliamo qui e abbiamo un colore poi totalmente diverso quando facciamo una correzione cromatica dell'incarnato. Quindi dovremo poi scendere per tutto il décolleté. Una cosa che ci tengo tantissimo a dire è che il sottotono rosa è molto molto raro da incontrare all'interno appunto dell'Italia in generale perché è tipico delle ragazze, dei ragazzi del nord-est europeo e molto spesso viene confuso da tutti quando ci si troviamo di fronte a dei rossori. Ad esempio, io ho una leggera couperose, è leggera, però mi capita anche con clienti che hanno una couperose accentuata, quindi quel classico rossore sulle gote, che spesso mi porta appunto, porta a me, ma porta anche alla cliente, una confusione e ci si indirizza più con un fondotinta che ha quel velo rosato, quel sottotono rosato. La maggior parte di noi ha un sottotono giallo, proprio morfologicamente, proprio per parlare appunto di colore di pelle in Italia, neutro, sicuramente c'è una percentuale che ha all'interno anche un po' di rosa e poi abbiamo una bella percentuale di incarnati olivastri proprio perché il centro-sud Italia soprattutto ha questo incarnato un po' più caldo, mediterraneo, che è proprio tipico della nostra nazione, insomma. Uno dei trucchetti più storici per capire il sottotono della pelle è sicuramente quello della scelta del gioiello che a contatto appunto con l'epidermide ci dovrebbe far capire se ci sta meglio più l'oro, quindi magari abbiamo un sottotono appunto giallo o l'argento e quindi un sottotono più rosato. Premesso che a mio avviso il sottotono rosato è veramente raro, vi dico anche che questa tecnica secondo me non è affidabilissima perché ci si mette il nostro gusto personale. Io ad esempio mi ci vedo meglio con gli orecchini oro, ma perché sì, ho un sottotono giallo, direte voi giallo, sì, ho un sottotono giallo, neutro giallo, quindi un po' di rosa, un po' di giallo, ma nello stesso tempo mi ci vedo più con l'oro perché mi piace di più anche. Quindi la tecnica dell'orecchino, dei gioielli oro argento, io ve la sconsiglio personalmente e facilmente sbagliate. Un consiglio invece che vi do, che per me deve essere essenziale nella scelta del fondotinta giusto, del colore del fondotinta, è senza nessun dubbio la scelta del colore alla luce naturale. Però non dovrebbe essere una luce naturale normale, ma una luce naturale nell'ora di punta, all'ora mezzogiorno, luna, poi dipende dalla vostra zona dove vivete, perché in quell'ora la luce è una luce di arcobaleno, insomma, cioè non è troppo gialla, quindi se la scegliete di pomeriggio potrebbe sfalsare tantissimo le colorazioni e non è una luce troppo bianca di prima mattina, quindi dovrebbe essere l'ora di pranzo. Mo so che voi mi direte, ma io spesso compro il fondotinta in un centro commerciale al chiuso, c'è cioè tutta la luce artificiale, non so sceglierlo. Allora, avete perfettamente ragione. Il mio consiglio è magari di farvi fare dei pot di prodotto e di provarlo sulla vostra pelle a casa e vedere bene la colorazione, perché è l'unica per me possibilità di scelta del prodotto. Poi, ovviamente, se vi fidate dell'addetta appunto vendita, lì è un altro conto. Magari appunto la persona conosce talmente tanto le colorazioni e tutto che riesce a individuare subito il vostro colore. Quindi quello è un altro discorso. Quindi al di là della giornata, al di là delle luci artificiali in negozio, però il mio consiglio è vederlo alla luce naturale. Io infatti molto spesso in passato, non periodo Covid, prendevo i fondotinta, me li mettevo sull'avambraccio, uscivo fuori alla luce naturale e me li provavo
in questa parte qui bassa e mi rendevo conto se il fondotinta era il mio colore oppure no. Ultima cosa che volevo assolutamente dirvi è che molto spesso i brand non fanno 3000 colori e probabilmente ognuna di noi ha un mix di due colori. Non è per forza quel numero, ma dobbiamo cercare quantomeno di adattarci al fondotinta. Vi faccio un esempio: Dior nella linea Backstage fa 3500 colori e lì secondo me riuscite a trovare il colore giusto, ma la stessa Fenty Beauty ne fa tanti altri che secondo me non riescono a ricoprire il range cromatico, anche perché molti fondotinta, il discorso che vi dicevo di portarlo a casa e di provarlo con comodo, molti fondotinta ossidano, quindi cambiano colore. Vi faccio l'esempio di Lancôme su di me, il numero 2 di tutti i fondotinta è un colore fantastico. Dopo mezz'ora che ce l'ho su, divento aranciata. Per cui ho dovuto prendere il numero 1 e mischiarlo al numero 2. Quindi il mio consiglio è: prendete il prodotto, portatelo a casa, un piccolo sample, ve lo provate e vedete verso mezzogiorno l'una alla luce naturale con uno specchietto se è quello il colore che fa più per voi. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, ma che forse è la più importante di tutte perché l'ho data per scontata, è di provare il fondotinta in questa fascia qui bassa perché si deve perdere nel collo, non sulle mani che hanno un colore totalmente diverso rispetto al viso, non sul décolleté perché è una parte che solitamente non riceve la stessa esposizione del viso, non sul collo, quindi non solo qui, ma semplicemente viso. Bisogna sfumare il prodotto, quindi il prodotto va scivolato sul collo, quindi si deve accompagnare su tutto il collo e si deve perdere completamente nell'incarnato. Non provate fondotinta sulle mani, non provate fondotinta sull'avambraccio. È una regola fondamentale se volete il colore del fondotinta perfetto per il vostro incarnato. Per quanto riguarda gli acquisti online, io ormai mi rendo conto di aver individuato bene o male il colore del fondotinta che mi contraddistingue, che è appunto un neutro con una piccola percentuale di giallo all'interno, per cui io spesso riesco a individuare il mio colore dalla dicitura del prodotto. È ovvio che una tipologia di fondotinta a volte dice che al sottotono giallo, ma magari ce l'ha più neutro, oppure neutro, ma vedo che dentro c'è un po' di rosa, quindi è molto soggettivo riguardo all'azienda. Però ho scoperto questo sito che è molto interessante, ragazzi. Io mi affido tantissimo a questo sito perché è raro che ha sbagliato. Dove io inserisco due o tre fondotinta che reputo più simili al mio incarnato a livello di colore, di formulazione, cioè a livello di colore, e lui mi individua una lista di fondotinta di tutte le altre aziende col colore di fianco. Questo mi aiuta tantissimo con gli acquisti online e solitamente ci azzecco sempre. Poi è capitato anche che qualche prodotto colore me l'ha sbagliato. Però, in linea generale, se trovo un'offerta su un sito, consulto prima questo sito che vi metto giù nell'info box. Ricapitolando, fondotinta provatelo sempre in questa fascia qui dell'epidermide. Cercate di capire prima di tutto che cosa cercate da un fondotinta, la formula, la coprenza e la durata, se avete necessità che vi dura fino a sera e tutto. Che c'è, mamma? Vuoi venire? Dumbo! Quindi provate il fondotinta a casa con molta calma e cercate di vederlo alla luce naturale, che è importantissimo. Dimmi, amore! Fatti vedere dagli amici di mamma. Sì. Mi La luce lì scotta, sì, non ci tocca. Dici ciao a tutti! Che bello! Madonna! Ragazzi, che gioia questo monello. Stava facendo la ninna mentre mamma stava registrando e poi si è svegliato. Mamma mia, che capelli, ragazzi, qua tagliamo i capelli ogni 2 secondi. È vero, mamma? No, non li vuoi tagliare? No. Non li vuoi tagliare i capellini? Ma cos'hai in mano? Fai vedere. Biscotto? È buono? Non te lo mangi? No. Ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia stato utile. Basta, ha detto basta, quindi adesso salutiamo e ce ne andiamo, va bene? Un bacio, ciao! Ciao. E mamma un bacio? No, vero, vero, vero!